In Italia, la libertà civile e politica alle minoranze religiose fu concessa per la prima volta soltanto nel 1848, il grande anno delle rivoluzioni europee e delle costituzioni. L'opinione pubblica piemontese ebbe allora la forza per costringere il re Carlo Alberto, incerto come al solito, a riconoscere a Valdesi e ad Ebrei gli stessi diritti degli altri sudditi. La dinastia di Savoia non poteva concedere la nuova Costituzione liberale, lo Statuto, che trasformava il Piemonte da regime assoluto in monarchia costituzionale, senza abolire le discriminazioni sempre praticate contro i valdesi. Carlo Alberto, per grazia di Dio, re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, duca di Savoia e di Genova, principe di Piemonte, prendendo in considerazione la fedeltà ed i buoni sentimenti delle popolazioni valdesi, i reali nostri predecessori hanno gradatamente e con successivi provvedimenti abrogati in parte o moderate le leggi che anticamente restringevano le loro capacità civili. E noi stessi, seguendone le tracce, abbiamo conceduto a quei nostri sudditi sempre più ampie facilitazioni, accordando frequenti e larghe dispense dalla osservanza delle leggi medesime. Ora, poiché cessati i motivi da cui quelle restrizioni erano state suggerite, può compiersi il sistema a loro favore progressivamente già adottato. Ci siamo di buon grado risoluti a farli partecipi di tutti i vantaggi conciliabili con le massime generali della nostra legislazione. E perciò, per le seguenti, di nostra certa scienza, regia autorità, avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue. I valdesi sono ammessi a godere di tutti i diritti civili e politici dei nostri sudditi, a frequentare le scuole dentro e fuori delle università ed a conseguire i gradi accademici. Nulla però è innovato quanto all'esercizio del loro culto e dalle scuole da essi dirette. Per secoli e secoli i valdesi, che Martin Lutero aveva chiamato Chiesa Madre della Riforma Protestante, avevano subito dappertutto ogni sorta di oppressioni, processi per eresia, torture, condanne a morte e alla prigione, stragi di massa, deportazioni, esili, espropri dei beni, rapimenti dei figli perché fossero battezzati ed educati cattolici, conversioni forzati e da ultimo il confinamento nelle valli alpine come indiani nelle riserve. Sentiamo ora uno degli editti promulgati all'inizio del Seicento a questo proposito. L'esercizio della religione, pretesa riformata, non potersi praticare fuori dei limiti tollerati, restando proibito agli ministri ed eretici di predicare, far congregazioni ed altri ministeri eretici altrove, o ad ogni persona ad assistere, non potendo nemmen verun eretico tenere scuola fuori di detti luoghi, tollerati né in pubblico né in privato. Ma più di 200 anni dopo, la sera del 17 febbraio 1848, la notizia del decreto reale che dava la libertà ai valdesi arrivò da Torino, a notte fonda, alle valli e si diffuse rapidamente ovunque. Sulle cime dei monti intorno si accesero grandi fuochi di festa che ancora oggi vengono accesi dai valdesi per ricordare quel giorno per loro straordinario. Da allora il cammino della libertà religiosa e politica in Italia è stato tormentato e difficile. L'editto di Carlo Alberto, pur riconoscendo alle minoranze religiose il loro diritto all'inserimento nella società piemontese, non concede la possibilità di professare la propria fede al di fuori del ghetto. In altre parole, valdesi ed ebrei potevano soltanto tenere culti nei loro templi ed istruire i figli nelle loro scuole, ma non potevano tenere culti all'esterno, in pubblico, né fondare nuove chiese e comunità. I valdesi non tennero conto di tali limitazioni e si sparsero per tutta l'Italia.
ben presto imitati dai missionari di altre chiese protestanti fra ostilità e difficoltà durissime create dal clero cattolico assecondate dalle forze dell'ordine. Dall'unità d'Italia in poi la libertà religiosa ha infatti stentato, più che altrove, di affermarsi per la presenza massiccia ed oppressiva della Chiesa cattolica, dichiarata Chiesa di Stato. Situazione che si è protratta fino alla svolta del Concilio Vaticano II negli anni 60, soltanto 30 anni fa. Tutti i protestanti italiani considerano oggi il 17 febbraio come il giorno della loro libertà. Perciò la Federazione delle Chiese Evangeliche Italiane indice ormai da anni, in febbraio, una settimana della libertà. Libertà non solo religiosa, ma anche politica, perché la libertà non è divisibile. Dove i diritti elementari al lavoro, alla casa, alla salute sono rimessi in discussione, dove la dignità e la libertà stesse sono minacciati, come accade oggi in Italia e in particolare nel Meridione, prima o poi anche la libertà religiosa è esposta a gravi rischi. Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù. Ci troviamo a Chiavari, nella Chiesa Battista, per intervistare Erika Naselli della Federazione Nazionale delle Chiese Evangeliche in Italia. Abbiamo appena visto che il 17 febbraio per i valdesi è l'occasione di celebrare la libertà ottenuta nel 1848 con un editto di Carlo Alberto. Quest'anno, in un contesto più vasto, la Federazione Nazionale delle Chiese Evangeliche ha deciso di organizzare la Settimana per la Libertà dalle Mafie. Che rapporto esiste tra questi due eventi apparentemente distaccati? Il rapporto direi che si può identificare nell'uguale esigenza che c'era allora e che c'è ancora adesso di vivere in una società che sia veramente libera, composta da uomini e da donne che siano veramente liberi e che possano compiere degli atti di vera libertà. Non era così prima del 1848 e non è così oggi, perché il nostro popolo, noi stessi, abbiamo bisogno di essere liberati dalle forme di corruzione, di malcostume, di violenza, di mafia che dilagano ai giorni nostri. Oggi, come allora, è necessario costruire una società nuova. Noi evangelici pensiamo che però sia impossibile, sia un'utopia poter costruire una società nuova senza costruire degli uomini nuovi. E proprio per questo la costruzione di questa società nuova che tutti auspicano e della quale tutti parlano deve partire dalla costruzione di un uomo nuovo. Il popolo italiano, noi pensiamo che abbia dimenticato Dio. Abbiamo perso, sia noi, anche noi evangelici, il senso della verità e della giustizia. E per sconfiggere le forze del male dobbiamo tornare a Dio e riconoscere davanti a Lui i nostri errori e le nostre colpe. Ecco, come pensate di concretizzare questo vostro impegno? Tra l'altro, molte comunità nel sud d'Italia si trovano a vivere quotidianamente a confronto con episodi di mafia, purtroppo. Sì, le nostre comunità del sud da anni affrontano questo problema e da anni cercano, nel senso che appunto dicevamo prima, di portare avanti una battaglia nel senso appunto della conversione, del ritorno a Dio. La Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia propone alle comunità locali di avere una settimana incentrata su questo tema, appunto con dei momenti di meditazione della parola di Dio, di preghiera e di digiuno, centrati appunto sulla necessità della conversione nostra e del popolo italiano, del cambiamento di rotta, del ravvedimento, che partano appunto innanzitutto da noi.
A questo momento però pensiamo che sia opportuno invitare tutti i credenti delle singole città in cui le nostre chiese operano. A livello ligure ci sarà qualcosa di particolare? Sì, ogni chiesa locale poi è libera di centrare le manifestazioni come meglio crede. Il materiale che la federazione ha inviato, il materiale di studio, saranno poi in ogni chiesa utilizzati appunto come meglio crede. So per esempio che a Savona si pensa di fare una conferenza su questo tema, le chiese di Genova hanno in mente di fare un culto pubblico, le chiese di evangeliche di Rapallo e di Chiavari pensano di avere invece dei momenti interni di riflessione centrati soprattutto sulla preghiera. Scrive l'Apostolo Paolo ai Galati: Gesù Cristo vi ha chiamato a libertà, ma non servitevi della libertà per i vostri comodi, lasciatevi guidare dall'amore di Dio e fatevi servi gli uni degli altri. Certamente la libertà è un bisogno vitale, essenziale, sia per i popoli che per gli individui. La nostra vicenda valdese è una storia di libertà donata, difesa, sofferta e vissuta in riconoscenza al Signore. E io mi sono chiesto, allora, di che genere di libertà oggi bisogna il nostro paese? Il nostro è un paese malato di una malattia per guarire dalla quale non c'è bisogno soltanto di alcuni ritocchi. Si tratti pure, per esempio, delle riforme istituzionali, anche se così necessario. Non bastano alcuni luoghi comuni religiosi. Il male è profondo e quindi anche il cambiamento deve essere molto profondo. Ecco, allora penso che per questo cambiamento di cui ha bisogno il nostro paese, una nuova concezione di libertà potrebbe dare un grande contributo. Come avete sentito, secondo il Vangelo, la libertà non è una specie di recipiente da riempire con qualsiasi cosa, né la libertà è licenza di fare tutto quello che ci pare, come per troppo tempo si è fatto in questo nostro paese, per cui è diventata libertà per scatenare i nostri egoismi, libertà per soddisfare con metodi leciti o illeciti le nostre ambizioni e le nostre avidità. Ecco, noi dobbiamo parlare di una libertà da tutto questo, una libertà dai nostri egoismi per poter amare, libertà per poter servire. Ecco, questo è un modo diverso di interpretare la libertà, è forse capace di produrre un nuovo modo di vivere i nostri rapporti interpersonali e i nostri rapporti pubblici. Pensiamoci bene, forse così, crescendo su una nuova concezione di libertà, potremmo anche contribuire a cambiare la nostra mentalità per quanto riguarda i nostri rapporti e per quanto riguarda lo stile del nostro esercizio delle responsabilità pubbliche. Libertà per amare, libertà per servire. Questo è forse ciò di cui il Paese ha urgente bisogno. Da una parte per cambiare il quadro culturale, il quadro morale, e dall'altra parte per contribuire a edificare un futuro verso il quale noi possiamo guardare con maggiore serenità. Libertà per amare, libertà per servire. Ecco, è proprio per questa libertà che il pastore evangelico Martin Luther King è vissuto ed è per questa libertà che egli è morto.